Siamo a San Magno, nella Basilica, il 5 di giugno ormai, lontani dalla data ufficiale del 5 novembre, con il Gran Priore Giuseppe Scarpa. Che palio sarà quest'anno, secondo voi, il 19 settembre? Siete tutti concordi di farlo? Cosa ti aspetti da questo palio? Beh, prima di tutto buongiorno a tutti. Ma sarà il palio della ripartenza. E quindi è chiaro che nel momento in cui si decide di fare il palio siamo tutti concordi, tutti pronti, dobbiamo farlo al meglio. E sarà un'altra sfida, sarà un palio in parte da riscrivere in alcune circostanze. Io posso immaginare alla sfilata, non penso proprio che sia una sfilata come da consacrata tradizione, usando parole che vengono. Però questa è un'altra sfida, quindi dobbiamo riscrivere un po' di situazioni, e il mondo del palio sarà sicuramente pronto a questa nuova sfida post pandemia. San Magno come si prepara oggi che è la giornata della sua cerimonia della promessa, ossia l'investitura della reggenza? Beh, si sta preparando al meglio. Di fatto partiamo da oggi, c'è stato settimana scorsa un primo incontro, però insomma oggi è proprio il momento clou. È sempre il giorno 5, non è il 5 di novembre, ma il 5 di giugno. Da oggi in poi si parte, di tempo non ce n'è tantissimo, però dobbiamo prepararci al meglio e anche alla volontà. Come vedi, i contradaioli stanno rispondendo, stanno arrivando. Io vedo che c'è tanta voglia di riprendere con, non direi paura, però insomma bisogna farlo con tutte le attenzioni che poi anche il quadro legislativo, diciamo, a contrasto della pandemia ci sta indicando. Se seguiamo queste regole, poi c'è anche una campagna di vaccinazione che sta volando, vediamo la Lombardia, abbiamo dei numeri ottimi ultimamente, quindi tutte queste cose ci portano a essere assolutamente fiduciosi di fare al meglio un palio che non sarà il palio uguale agli altri, sicuramente ci sarà, però insomma questa pandemia ha sconvolto tante cose e adesso l'abilità sta nel riprendere e adattarsi a questa nuova normalità, sperando poi nel giro dei prossimi anni insomma di tornare il più possibile, anzi speriamo di tornare alla vita normale in tutti i sensi. Buona festa allora di San Magno. Grazie, auguro buona festa a tutti i miei contradaioli.